Guardi, io incomprensioni. posso fare questo esempio qua, un esempio personale. Ho finito il liceo classico nel 1943. Eravamo un gruppo di ragazzi, di studenti che ha fatto tutti gli anni del ginnasio e il liceo tutti insieme. Fino agli esami, ancora agli esami di maturità, cioè esami che poi non ci siamo stati, allora siamo stati promossi così perché non c'era tempo per fare gli esami, eravamo tutti insieme. Negli immediati mesi successivi, è successo il 25 luglio e tutto quello che è successo, lo stesso gruppo nostro ha portato dei ragazzi alla decima MAS, dei ragazzi coi tedeschi, dei ragazzi coi partigiani, eccetera. Per fortuna non ci siamo incontrati a doverci combattere, però io dico che per molti non è neppure stata una scelta ideologica, ma è stata una scelta obbligata, una scelta dovuta a contingenze. Allora bisognava prendere decisioni immediate e io stesso non so che decisione avrei preso se non avessi avuto l'occasione tramite il mio compagno di scuola Bonvicini, il cui papà era un. Non so, non avevo nessuna intenzione di andare con loro, però con i tedeschi o con i fascisti, però non so come avrei fatto. Ma incomprensioni dirette non credo, anzi io devo dire che quando ci si incontrava si era di nuovo amici come allora, anche intuendo che l'altro stava sull'altra barricata.